Allora, siamo qui alla prima di Maturi il viaggio. Vorrei sapere il tuo ambra pensiero proprio su, secondo te, sono più maturi gli uomini o le donne e perché? Gli uomini o le donne? Non saprei. Diciamo che la maturità non ha sesso in realtà, è un qualcosa che forse si raggiunge se la si cerca. Io personalmente evito, se posso, nel senso che ogni tanto un po' di sana immaturità mi sembra positiva, anche per non prendersi troppo sul serio, responsabile quello sì. Quindi secondo te in amore è meglio rimanere un po' Peter Pan oppure forse maturare, andare insieme? Ma dipende, nel senso che bisognerebbe mantenere tutte e due le cose, uno perché prendersi troppo sul serio, come dicevo prima, può essere veramente noioso e pesante, già la vita insomma ne offre di opportunità. All'altra parte ovviamente c'è bisogno di giocare, di tornare anche un po' bambini, di fare i capricci, mi sembra sano per un rapporto che vuole durare a lungo. Questo film si parla di tradimento, ecco, e secondo te è uguale se tradisce un uomo o una donna? Perché alcuni uomini ritengono che il tradimento femminile sia, non lo so, peggiore in qualche modo. Vabbè, questo è un... come dire, un'eredità che ci portiamo dietro da tutta la vita, è la storia che ci dice questo, ma non è così. Il tradimento può essere quello di una notte per un uomo come può esserlo per una donna, non ci credo che la donna tradisce perché si è stufata e l'uomo no, quantomeno mi sembra uno di quei comuni comodi che però bisogna cominciare a sfatare nel tempo, no? 2012 ormai possiamo dirlo, ogni tanto uno... ce lo auguriamo molto. Senti, si può convivere secondo te col senso di colpa di un tradimento? Oppure meglio, non lo so, rifilarlo all'altro? Guarda, dipende sempre dal peso che gli dai rispetto a quello che pensano gli altri. Cioè, le cose come stanno le sai sempre te e il tuo compagno, sempre. Questo sempre. Nessuno può permettersi di dire, posso fare supposizioni, ma l'equilibrio è una cosa... che significa confidenza, che significa un linguaggio che veramente delle volte è solo tuo e suo. Quindi le cose nella vita succedono, se te le aspetti possono capitare. Credo che in una relazione lunga sia abbastanza folle il pensiero che non ci sia mai una ricaduta, mai un cedimento. Se non avviene meglio così, però pensarci ti fa sentire che quando capiterà, se mai capiterà, probabilmente sarà meno forte e grave di quello che uno, cioè di come uno poteva prenderla se non stava lì ad aspettarselo, hai capito? Mi sono incartata, però in realtà sto dicendo che a sinistra, per come la vedo io, non è una cosa che mi aspetto, non è una cosa che cerco, non è una cosa che vado a indagare o cercare di trovare, perché sto bene. Quando stai male cerchi una prova per andartene via. Noi l'ambra pensiero ci piace tantissimo. A me per niente, stasera poi guarda, sono arancione nel cervello come il vestito. Scusate. Grazie.